Ciao, buongiorno. Oggi voglio farvi vedere come andare a lavorare piccole circonferenze, come potrebbero essere quelle che ci servono nella realizzazione di un calzino con la tecnica del Magic Loop, partendo proprio da quando noi abbiamo avviato le maglie. Adesso nel mio campione ne ho solo 20, ne ho avviate poi 21 per avere la maglia in più e unire poi il tondo in modo pulito. E che cosa succede? Io prima di tutto ho bisogno di un cavo molto lungo, almeno da 80 centimetri, perché andrò a creare due asole. Quindi ne ho uno ancora più lungo, che è quello da 1 metro, ma funziona benissimo lo stesso, e le mie punte. Inoltre avrò bisogno di quello che è un marcapunto. Che cosa succede? Io porto quelle che sono le maglie sul mio cavo a metà. Quindi in questo caso dopo 10 maglie, 2, 4, 6, 8, 10, apro le mie maglie delicatamente, prendo il cavo e lo tiro fuori, perché devo andare a creare quella che è un'asola. Su quelle che sono le maglie da dove ho iniziato, quella dove non c'è la codina perché ho avviato con il long tail cast on, vado a posizionarle sulla punta del ferro. Cosa succede? Io prima devo andare a spostare questa maglia in più, che posso prendere tranquillamente con le mie mani, devo spostarla dall'altra parte perché è la maglia che io ho avviato in più per andare a fare quella che è un'unione pulita. Questo poi è un filo che si apre tantissimo, però funziona, fate solo attenzione. Eccolo lì. Vedete? Allora, cosa succede? Io qui avrò quello che è il mio inizio giro. Il mio marcapunto, se lo metto qua, tenderà a cadere. Quindi, perché avrò l'asola, l'altra asola esterna, quindi conviene poi metterla dopo la prima maglia sul primo ferro per andare poi a utilizzarla come riferimento. Allora, abbiamo detto che ho le maglie dove c'è il filo del lavoro su questo ferro verso di me. Le altre le ho posizionate lì con quella che è la maglia in più, che è quella che utilizzerò per andare a lavorarla insieme alla prima con il filo del lavoro per fare l'unione pulita. Allora, a questo punto prendo la punta verso di me, quella col filo del lavoro, e vado a creare un'altra asola. Vedete? Questa asola qua esterna da un lato e dall'altra o l'altro. In questo modo io posso utilizzare le mie mani e lavorare le poche maglie che ho. Quindi adesso andiamo a lavorare le due maglie insieme per l'unione pulita. Eccolo qua. Vado a tirare il filo in modo tale da azzerare la distanza e vado a, adesso faccio tutte le maglie a dritto, però se avessi quella che è una costa posso fare un dritto e un rovescio. E arrivo sino alla fine delle maglie sul mio ferro. Cosa succede a questo punto? Io vado a tirare il cavo dell'asola per portare il ferro dentro le maglie che devo andare a lavorare, giro il mio lavoro e tiro fuori la punta delle maglie che ho appena lavorato. Oh, ho dimenticato di mettere il marcapunto, lo mettiamo dopo. Così vi faccio vedere ancora una volta che cosa succede quando lavoro. Qua devo fare solo attenzione a tirare bene il mio lavoro quando faccio la prima e la seconda maglia per evitare che si crei un gradino qua, un'apertura. Quindi vado a lavorare, faccio sempre il dritto tutte le mie maglie sino alla fine. E quando sono arrivata alla fine, cosa faccio? Tiro, posso già farlo subito, in modo tale da avere le maglie che devo andare a lavorare, le porto sulla mia punta. Eccole qua. Mi posiziono, libero la punta creando l'altra asola dall'altro lato. Questa era la codina di inizio giro. Entro nella maglia, lavoro un dritto, posiziono il marcapunto perché mi ero dimenticata prima e proseguo nella lavorazione. Quindi è un alternare di ferri lavorati piccolini e di passare quello che è il filo che ho appena lavorato
la punta che ho lasciato libera delle maglie che ho appena lavorato, riportarla su dentro le maglie in modo tale da avere in posizione le maglie che devo andare a lavorare. Poi a volte può essere un po' difficile perché se ho tirato forte ed evitare il gradino, devo solo spingerla leggermente su. Però è meglio così che avere poi quella che si vede poi la distanza, no? Per cui infatti uno dei barbatrucchi è anche quello di ogni tanto spostare il punto, nel senso che io quest'asola posso portarla qua e ho poi tanto il marcapunto che mi indica l'inizio giro, in modo tale da avere diversi punti dove io ho questo passaggio da un ferro all'altro e quindi evito ancora di più quella che è l'eventuale creazione di una linea di maglie un pochettino più morbide. Queste sono le basi del Magic Loop che lo possiamo utilizzare con un singolo progetto oppure anche con due, no? Si possono realizzare le due maniche insieme. Logicamente avremo due calzini, per cui noi andremo a lavorare prima questo, poi l'altro, due calzini, due maniche. E quindi lavoriamo prima le maglie da questo lato, poi ci spostiamo i cavi, poi quelle dell'altro. Per cui buon lavoro, felice creatività. Ciao!